tempo ho individuato le 7 regole d'oro per un concorso positivo e sono esattamente queste che sto per dirvi. La prima regola è gestisci il tuo tempo e la dobbiamo applicare nel momento in cui mettiamo piede al concorso, quindi in tutta quella fase che va dal nostro arrivo all'inizio dei giochi, quindi proprio prima che inizi la ricognizione e tutto il resto. Quello è un periodo molto importante, molto delicato, in cui dobbiamo stabilire esattamente cosa dobbiamo fare, quando dobbiamo farlo. Ve lo dico per certo, queste due ore, tre ore vengono gestite male, malissimo, ed è lì che nascono i problemi. Allora, cosa è che dobbiamo fare? La tecnica da utilizzare è questa, è avere una scala delle priorità. Seconda regola d'oro è la ricognizione, perché in ricognizione dobbiamo ascoltare solo pareri autorevoli. E avere bene la redine esterna, redine destra e tenere il galoppo. La tecnica si chiama selezione i pareri. Nel caso vostro dovete ascoltare solo il vostro istruttore. E nessun altro. Il terzo passaggio è il campo prova e nel campo prova dobbiamo essere qui e ora. Quindi è quel momento in cui devi pensare solo a fare campo prova, non essere già in gara, non rimanere bloccato nella ricognizione. Quindi fare solo ed esclusivamente quello, come se fosse l'unica cosa che farai quel giorno. Quarto, il mio preferito, il passaggio dal campo prova al campo gara. Una fase sempre molto importante e delicata in cui la mente ci sfugge e quindi in quel passaggio tra campo prova e campo gara la strategia da adoperare è seleziona i pensieri. E quindi la domanda da farsi è: ne ho bisogno in questo momento? Mi serve? Se è un pensiero che non serve, e allora via, non serve. Quindi selezioniamo i pensieri. 5. Siamo in gara, perché abbiamo fatto il tragitto dal campo prova al campo gara e siamo in gara. In gara parliamo proprio, è suonata la campana e siamo partiti per il numero 1. Ormai a quel punto dobbiamo assolutamente creare la nostra bolla, quindi chiuderci nella nostra bolla, solo circondati in questa bolla di pensieri funzionali positivi e pensare ad agire. Ma noi se creiamo questa bolla possiamo rimanere veramente sempre concentrati. Quindi niente e nessuno può attaccare la nostra bolla perché dall'esterno è indistruttibile. Il sesto è l'uscita dal campo gara, quel momento delicato dove dobbiamo adoperare una strategia che dice sospendi il giudizio. Cioè devi prendere coscienza che quando tu esci dal campo, quello è un momento in cui gli istruttori dovrebbero semplicemente accogliere l'allievo e accompagnarlo o in campo prova a trottare o ai box, e ce ne parliamo dopo. Numero 7 riguarda la fase finale, perché o abbiamo il giorno seguente da affrontare o abbiamo il concorso seguente da affrontare, no? Quindi dobbiamo mantenere la concentrazione e nella fase finale di una giornata di gara dobbiamo fare le nostre valutazioni, analisi e strategia, analisi di ciò che è successo e strategia per il giorno dopo. Fine giornata è tutta quella fase che va dal ritorno in scuderia fino a che torniamo a casa o in albergo.
bisogna capire in realtà che cos'è per te il concorso, che significato dai al concorso. Quello che dobbiamo pensare è che è un momento di crescita dove bisogna adoperare delle strategie. Il divertimento, attenzione, ci deve essere, ma è la conseguenza di una giornata di lavoro e disciplina. Alla fine raccoglierai il divertimento se avrai adoperato le 7 regole.